Allora, siamo nel dopogara, è un United di Pomezia che si ritrova davanti al proprio pubblico battendo 7-0, un risultato importante per quanto riguarda la formazione di Alessio Caporaletti, che è arrivato qui al mio fianco. Ma prima di ascoltarlo andiamo ad ascoltare Gabriel Pestana. Seconda rete con lo United di Pomezia, soprattutto davanti al pubblico amico. Serviva questo gol anche per farti conoscere un po' meglio. Sì, sì, ciao a tutti. A me questo gol mi serviva per rilassare un po', capito? Perché io sono arrivato di un infortunio e adesso sto a ritornare. Questo un gol che faccio e pure la vittoria della squadra a me è più importante di tutti. Gabriel, una squadra che aveva necessità comunque di tornare alla vittoria, anche se c'è stata 7 giorni fa sul campo del Fanalino di Corda Roma, ma qui era importante tornare a dare continuità. Sì, 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 noi stavamo pensando 3 partite che stava perso, e la vittoria contro Roma di sabato scorso era una vittoria importante perché così siamo la testa, giochiamo, alleniamo bene, questa settimana stiamo allenando bene, stiamo attorno al nostro posto, capito? E adesso arriviamo al primo, sicuro. Bene, grazie a Gabriel Pestana. Con il mister andiamo un po' ad analizzare un po' più a largo spettro. Mister, con questa vittoria, innanzitutto inizia il mese di febbraio, forse in maniera un po' più decisa per voi, vi fa tornare il sorriso. Questa vittoria è importante soprattutto perché un gennaio disastroso, possiamo definirlo? Sì, sì, buonasera a tutti. Fa parte del gioco, no? Fa parte del gioco, chi fa sport lo sa, ci sono dei periodi dove tocchi la palla e va dentro, dei periodi dove fai fatica. Un mio amico diceva quando piove diluvia, e quindi tante volte le cose non vanno come devono. È vero che ci abbiamo messo tanto del nostro caratterialmente e anche fisicamente, ci siamo allenati male un periodo. Siamo tornati ad allenarci bene, oggi vinciamo contro un Albano coriaceo dell'amico Sette, che comunque sia sono venuti molto corti per onore del vero. Loro oggi avevano qualche difficoltà di formazione, ma noi guardiamo a noi, per noi era fondamentale vincere, anche perché l'Albano ultimamente stava facendo grosse prestazioni, stava facendo sempre tanti gol, quindi sapevamo che dovevamo stare attenti, una formazione va presa con le molle. All'andata ci hanno fatto soffrire tantissimo. I ragazzi si sono preparati bene, io ero tranquillo perché questa settimana li ho visti, e quando loro lavorano bene in settimana generalmente poi la prestazione la tirano fuori. Poi si può vincere o si può perdere, secondo me l'importante è fare sempre la prestazione. Allora mister, è un 7-0 veramente pesante, però al di là dei gol si è rivisto un po' il bel gioco, forse anche perché davanti avevate una formazione che vi ha praticamente messo a nudo da subito, perché loro subito una pressione alta, una squadra che comunque non ha mai smesso di attaccare nonostante il passivo fosse piuttosto pesante per loro. No, al di là di questo noi ci abbiamo messo tanto a sbloccare il risultato, cioè chi vede il risultato e guarda solo i numeri, la realtà è che noi ci abbiamo messo tanto a sbloccare il risultato perché loro tengono bene il campo, è una squadra che comunque, ripeto, il mister lo conosco bene, loro sono bravi, avevano qualche difficoltà nelle rotazioni, infatti come sono calati dopo siamo usciti fuori noi, stessa cosa al secondo tempo. Io ho chiamato il time out e ho detto sì, bello tutto, ma stiamo giocando e siamo comunque 4-0, comunque non chiudiamo le azioni perché loro comunque ci hanno fatto faticare. Poi è normale che quando loro calano, noi abbiamo tanta qualità, è inutile dirlo, abbiamo preso Gabriel, oggi c'era Vesco anche che sta giocando con noi, che è rientrato con noi, purtroppo ha un problema e quindi non abbiamo fatto forzare. Luca è rientrato da un problema in ginocchio, De Cicco, e quindi ha giocato un pochino meno. Però ripeto, noi abbiamo tanta qualità nei nostri ragazzi, quindi è normale che se riusciamo alla qualità a dare anche intensità, poi i risultati vengono. Questo. Ecco mister, adesso arriva inizia praticamente la fase più importante del secondo del campionato, anche perché i punti cominciano a essere veramente pesanti, le squadre quantomeno debbono riuscire a raggiungere l'obiettivo stabilito, sia per l'alta classifica sia per la zona calda. Proprio l'Albano, ecco, che ci sta raggiungendo, tra l'altro anche il giocatore Previtali, lo attendiamo anche per ascoltare anche la sua versione. L'importanza della posta in palio in queste gare? Guarda, la seconda parte di una stagione in C1 è sempre, specialmente quest'anno, con il livello del girone è complicatissima.
se vai a vedere, noi abbiamo vinto in casa della Roma l'altra settimana, la Roma che comunque era andata a fare un pareggio a Fondi dove in pochi hanno fatto punti, lo stesso Albano ha fatto bene, ha fatto punti in partite importanti, con lo stesso Fondi se non sbaglio, il Laurentino ha giocato fino a pochi minuti alla fine, ha tenuto la partita aperta contro il Cisterna. Io penso mancano 9 partite ed è tutto aperto, perché 3 risultati negativi ti fanno scendere a metà classifica, 3 risultati positivi ti portano su in tutte le zone di classifica. La classifica è corta e il bello di questo sport è che devi continuare a giocarlo. Noi dobbiamo tenere alta l'intensità e l'attenzione, perché poi comunque ti devi preparare a tutte le partite. Per fortuna non ci sono squadre materasso, si gioca bene, si gioca a calcio a 5 contro tutte, questa è la cosa più bella e si va avanti così. Previtali, allora ci ha raggiunto anche uno dei giocatori dell'Albano. Un Albano che comunque, dicevamo anche con mister Caporaletti, non ha mai smesso di attaccare. Tanti giovani, avete pressato in ogni zona del campo, avete fatto il vostro meglio. Poi in difesa ti è venuto un po' a mancare il compagno di squadra Tutini, un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il campo. Per te il lavoro si è intensificato. Sì, noi siamo una squadra che fa dell'intensità la chiave del gioco, col Mister 7 alleniamo durante la settimana questa filosofia. È chiaro che avremmo voluto presentarci qui al completo, purtroppo troppe defezioni tra... Soprattutto dopo il bel risultato della scorsa settimana. Esatto, il bel risultato contro il Fondi, noi ce la possiamo giocare con quasi tutte le squadre, chiaramente il nostro campionato è diverso da quello delle squadre di vertice, però le affrontiamo senza paura. Oggi con 8 under e 4 over soli è stato difficile, ce l'abbiamo messa tutta, chiaramente i campi dove dobbiamo andare a prendere i punti sono altri, nonostante per l'onore e anche per la nostra filosofia, anche qui a Pomezia ci tenevamo a fare bella figura, speriamo di aver messo un altro tassello per le partite che verranno, che saranno importanti. È sicuramente un altro campionato nel campionato, quello per voi, però è veramente anche intenso, perché andare a raggiungere la salvezza veramente molto molto difficile, molto impegnativo anche tra l'altro. Sì, è impegnativo psicologicamente, perché noi siamo partiti con delle intenzioni diverse, speravamo di trovarci in una situazione di classifica migliore, siamo qui e adesso dobbiamo fare un altro campionato nelle ultime 9 giornate, guardarci avanti, guardarci intorno e sappiamo dove dobbiamo fare la corsa. Saranno tutti scontri diretti perché, come ha detto il mister, la classifica è molto corta e per uscire dal pantano è un attimo, però anche una sconfitta dove non va fatta ci potrebbe trascinare giù. Benissimo, grazie a Previtali. Noi chiudiamo con una battuta rapida con Pestana, poi lo lasciamo andare, giustamente vuole un po' di riposo. Pestana, il gol è arrivato anche in casa, adesso serve continuità, ridare continuità e riportare in tutti quanti insieme questo United a risultati ancora più soddisfacenti, al di là del risultato proprio in se stesso, risultati proprio di bel gioco. Sì, questo risultato dipende di noi, come alleniamo, come stiamo con la testa tutti, se alleniamo bene quella settimana e stiamo bene, giochiamo bene, questo dipende di noi.